Oggi andiamo a vedere come le strutture in legno sono capaci di resistere al fuoco. C'è sempre il dilemma, ma questi edifici in legno resistono al fuoco? Andiamo a vedere assieme all'ingegnere Matteo come si fa la protezione al fuoco di un dettaglio strutturale. Molti pensano appunto che il legno brucia, questo è il commento a caldo che fanno moltissime persone che non conoscono le strutture in legno. Questo è vero, il legno carbonizza, però ha una qualità che molti di voi non percepiscono, ovvero il fatto che si carbonizza, però la parte interna che non è ancora carbonizzata mantiene il 100% delle sue qualità strutturali e inoltre essendo il legno un ottimo isolante permette proprio di mantenere una temperatura interna molto bassa. Inoltre carbonizza sì, lo vedete infatti qua, questa connessione in legno carbonizzata, quindi tutta annerita insomma, carbonizza però a una velocità molto molto bassa, 0,7 mm al minuto, in questo caso con il legno di abete rosso strutturale che abbiamo qui. Vedete che in questo caso andiamo a proteggere la nostra connessione interna, andiamo proprio a proteggerla con il legno e con materiali espandenti. In questo caso per evitare che li infili all'interno della connessione. Guardate l'interno come funziona. Andiamo a scoprire cosa c'è nella parte interna. Vedete che il legno ancora protetto dalla connessione stessa rimane ancora non carbonizzato, quindi la protezione del legno è stata effettuata nella maniera corretta. Vedete che la parte di acciaio rimane ancora protetta anche dal punto di vista della temperatura. Protetta dalla struttura in legno che la isola, quindi quando si parla di il legno brucia, l'acciaio no, ricordatevi che in realtà è esattamente il contrario. Le strutture in legno hanno una resistenza al fuoco per assurdo molto molto superiore rispetto alle strutture in acciaio. Bene, anche oggi abbiamo visto qualcosa di nuovo, abbiamo imparato che anche il legno ha una sua proprietà di resistere al fuoco, chiaramente deve essere progettato e costruito nel modo idoneo, in modo da poter resistere anche a un incendio. Ciao da Nicola. Ciao da Matteo e grazie a tutti. Ciao.